Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo pronti per raggiungere finalmente la costa di Hook, una delle ultime zone a disposizione del gioco, dove ci saranno la maggior parte dei segreti anche della nostra avventura. Quindi iniziamo subito a teletrasportarci, eccoli, all'antica porta Cullis, solo che credo di dover andare al campo dei tumuli, è la zona più vicina. Che mi consente appunto di teletrasportarmi alla zona interessata. Ho massimizzato la forza e anche la resistenza. Mi mancano gli ultimi due livelli per maxare tutte le caratteristiche fisiche e finalmente poter estrarre la spada di Ho, quella che si trova sul tempio, quella che si trova al tempio di Abo, se vi ricordate bene. Esatto, perché lì per estrarre quella spada bisogna maxare tutte le statistiche riguardante il fisico, quindi forza, resistenza e salute. O senza tutte le stats maxate non potrete estrarre la spada. Ok, attiviamo la porta Cullis, quindi questa è... Devi raggiungere la porta Cullis nel cuore di Dark. Cullis, Cullis, vabbè. Come volete voi, non è un problema. La porta si aprirà solo quando la sua fame di anime non morte sarà placata. Esatto, quindi dovremo combattere ed eliminare nemici a pallotte. Questi soldi. Oh, ah, proprio così? Mia volontà scarseggia. Ok, abbiamo soddisfatto la sete di anime. Abbastanza easy ovviamente come cosa. E siamo arrivati alla costa di Hook. E l'abbiamo anche sbloccata comunque come regione. Quindi questa è una regione che adesso potremo rivisitare più volte. Fighissima questa regione. Ah, qui non posso tenere le armi perché giustamente questa è una casa in vendita. 29.000 pezzi d'oro per la casa in vendita, porca miseria. Si vede che questa è una zona diciamo finale quasi, no? Perché le robe costano un botto. Miglioramento a filatura, non so se c'era un forziere in una di queste case, se non sbaglio. Allora, qui non c'era nient'altro. Ho cambiato anche il nome di eroe. Adesso infatti si chiama Liberatore. I miei omaggi. Oh, sì! Pozione della volontà. Qui non c'è nulla. Ok, qui c'è la mercante. Non ricordo se qui c'erano... Ah no, questo è solo il negozio oggetti. Sì, vabbè, i libri ormai non mi interessano più, perché tanto ho completato la biblioteca. Ecco, qui ci sono armi e armature. Non mi ricordo se era qui che mi vendevano finalmente il set radioso. No, cappello da guardia. Ecco, piastre oscuri. Questi guanti della volontà, che sarebbe quella del mago, diciamo. Piastro oscuro della volontà e volontà oscura. Piastro oscuro, volontà di uno, che consegna 6 giorni. Qui c'è anche l'armatura di piastre. E così possiamo cambiare praticamente la nostra gambali di piastra oscura. Queste mi servono. Piastro oscuri ancora 6 giorni. Vabbè. Come armi cosa avevate? Ah vabbè, niente, armi scarse proprio, totali. Miglioramento a filatura, ok. Va bene. Niente di interessante comunque.
Completo robusto, il bandito assassino, piastre. Ecco, abbiamo già la corazza di piastre praticamente, che adesso possiamo indossare. Piastre radiose, mi mancano le mutande. Ah, anche la piastra oscura abbiamo quasi completa. Piastre radiose, mi mancano ancora le mutande. Completo della volontà oscura. Vabbè, maglia radiosa in realtà non mi interessa. Vabbè, teniamo questa qua di piastra. Anche senza l'elmo, sinceramente, non mi interessa. È bella figa questa, a me piace. Bella, bella possente, vedete? Non so se mi ha visto quello, vale come furto? No, credo di no. Liberatore! È impressionante! Qui siamo al bar. Suprema altezza! Addirittura. Eh sì, ho raggiunto comunque un buon grado di... Osserva il cuore sopra la testa di questa persona. Significa che ti trova affascinante. Più ti troverà affascinante, più grande sarà il cuore. Prova a sedurre, a fare regali o usare altre espressioni affascinanti. Più varierà il tuo rapporto, meglio sarà. Se ti impegni a curare i tuoi rapporti, chi lo sa cosa potrebbe succedere. Ah sì, perché questa è la meccanica dove praticamente ti puoi sposare, puoi avere una figlia, puoi avere... cioè, puoi fare praticamente tutto quello che vuoi. Ecco, guardate lei. Vedi, è già... Madonna mia, il cuore è enorme. Sono completamente innamorate queste. Vieni a giocare a lancia la moneta. Lancia la moneta, anche no. Non so se qua c'era una zona da pesca. Forse dall'altro lato? No, cioè si può pescare sì, ma non ci sono le bolle, quindi non mi interessa. Ok, andiamo avanti, perché il nostro obiettivo è quello là sopra. Qui adesso inizieranno a delinearsi persone. Eroe, sei tornato. Liberatore. Ci sono qua adesso delle notizie, soprattutto delle rivelazioni particolari che saranno fighe. Sono un po' di plot twist. Oddio, anche lui mi... Ok, credo... no, mi hanno azzeccato. Vabbè, ti pago. Stronzo. Eccolo qua, assassino. Questo era un altro assassino mandato da doppia lama, se vi ricordate. Allora, qui non c'è nulla. Qui neanche. Ma ha visto il soldato. È contro la legge. Oddio, ma che ci fa qua dentro? Guanti di piastra addirittura. Davvero sensazionale. Amore mio. Liberatore. Non mi ricordo se qua si poteva scavare, no, ma credo di no. Prima quella barriera magica non c'era. Ciò spiega quello che ho appena visto alla Gilda. Vediamoci negli alloggi di Dedalo. Ho un libro che potrebbe aiutarci. Negli alloggi di Dedalo addirittura. Va bene, andiamo.
Tra l'altro dovrei andare in giro per le mappe a farmi attaccare dagli assassini, perché l'ultimo indizio del tesoro, se non ricordo male... C'è qualcosa che non va qui. Cosa? No! 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 Se non ricordo male, era proprio l'assassino che mi droppava l'indizio del tesoro. Il libro! Non dimenticare il libro! Nuovamente rapita. Questo antico volume descrive le magie e i rituali dimenticati della costa di Hook, tra cui le tecniche per erigere e disabilitare i campi di forza. È scritto in una lingua arcana che non riesce a decifrare. Forse il maestro della gilda saprà leggerlo. Quindi adesso dobbiamo andare dal maestro della gilda. Ma cosa succederà adesso? Ho una carta missione da parte di tua madre. Svelto, vieni alla stanza della mappa a parlare con me. Qui la situazione si sta facendo particolare. Come hanno fatto le creature di Jack di Spade ad entrare addirittura dentro la gilda? Ti auguro una buona giornata, signore. Come hanno fatto? Incredibile. È terribile. Jack ha catturato nuovamente tua madre. Ho avuto una breve conversazione con lei oggi. Mi ha detto della spada e dell'esistenza di una chiave in grado di sbloccarla. Non possiamo assolutamente permettere che Jack riesca nel suo intento. Devi impedire che prenda la chiave dalla costa di Hook. C'è una carta missione per te, ma se decidi di prenderla, devi abbandonare tutti gli altri compiti. È troppo importante. Esatto. Tutte le missioni attive verranno abbandonate. Allora, in questo caso, io potrei effettivamente decidere di non prenderla un attimo, fare una pausa e vedere se effettivamente ci sono i banditi che ancora mi devono attaccare da qualche altra parte. Perché non ricordo se effettivamente ci sono i banditi che per l'appunto devono attaccarmi per rilasciarmi l'ultimo indizio del tesoro. Così possiamo già scavare e prendere un'altra arma leggendaria. Quindi per il momento molto faccio bene. No. Finisci quello che devi. Esatto. Quindi vado a vedere un attimo. Questi li devo cercare su internet perché non li ricordo. Proprio non li ricordo gli attacchi dei banditi. Però voglio ricordarmi se effettivamente l'ultimo indizio del tesoro era legato ai banditi. Perché io mi ricordo che per l'appunto era legato ai banditi, ma potrei dire una cagata, ve la confermo tra poco, quindi vado a vedere e a dopo. Ecco qua ragazzi, sono riuscito ad ottenere l'indizio finale per il tesoro. Allora, effettivamente mi ricordavo bene, perché bisognava eliminare i 5 assassini che ovviamente ti avrebbero in un qualche modo rotto le palline, detto così, all'interno del gioco, e la loro ubicazione in questo caso è al lago. Allora, innanzitutto, vabbè, per quanto riguarda appunto questi assassini, dovete praticamente eliminarli tutti almeno una volta, perché possono spuntare più volte, però dovete andare almeno una volta in tutte queste, in queste località. Nella radura di Nothol è presente un assassino. Nella porta di Witchwood, dove sono io adesso, che era l'ultimo che non mi ricordavo dove si trovasse. L'altro nella costa di Hook, che l'abbiamo praticamente eliminato poco fa. Un altro ancora... oddio, dov'è che si trovava l'altro? Oddio, nella... nel sentiero della prigione, un altro si trova nel sentiero della prigione e l'altro invece è quello che abbiamo ucciso alla collina del mulino. Quindi se vi ricordate appunto questi sono gli indizi per trovare tutti e 5 gli assassini e ottenere anche il terzo indizio. Una volta che adesso abbiamo tutti quanti gli indizi, vedete qui siamo nella porta Cullis, è appena morto qua l'assassino, vedete, dovete arrivare qua sopra, girare e lui poi vi spunterà. Una volta che abbiamo sconfitto tutti questi nemici, dobbiamo andare praticamente, se non ricordo male, al frutteto.
Quindi andiamo alla Gilda degli Eroi. E adesso che abbiamo tutti e sei gli indizi, possiamo ottenere l'arma. Tra l'altro, questa è un'arma che viene considerata comunque arma leggendaria. Perché... Sì, ho capito. Perché possiede praticamente 4 potenziamenti. Non è esattamente un'arma leggendaria perché è forte, ma è perché ha tanti potenziamenti. E quindi, avendo tutti questi potenziamenti, ha la possibilità comunque di poter essere utilizzabile in tanti modi. Quindi qua c'è Greatwood, quello è Bowerstone. Sì, all'area dobbiamo andare di qua. Greatwood, sì. E poi qui c'è il frutteto, se non ricordo male. Allora qua rallentiamo il tempo, così nessuno mi rompe le palline. Così vi faccio vedere anche come prendere l'arma in questo caso. E il frutteto però si trova da questo lato. No, forse non era questo il frutteto, vero? Questo era Fisher Creek. Questo era il molo, quindi il frutteto dovrebbe essere quello là sotto. Rallentiamo il tempo di nuovo, così non abbiamo fastidio. Dovrebbe essere questo il frutteto. Yes. Allora, il tesoro in realtà dovrebbe trovarsi... Ora vediamo se mi ricordo dov'era, perché c'è l'indovinello che potrei seguire per trovare la posizione esatta. Ah, sei tu, l'eroe che ci ha protetto da quei banditi. Ti ricordi? Questi non sono tempi felici. In passato ci hai aiutato, non lo faresti? Grazie, tutto ciò. Dimmi, conosci qualcuno che sia alla sua altezza? Libera tu. Salve tesoro! Oh, non aver paura, anche se sono morta, resto sempre una vecchia signora. Un racconto molto triste, a dire il vero. Stavo andando a portare a mio figlio Isaia una collana per il suo anniversario di matrimonio. Poi, proprio accanto al lago di Greatwood, sono stata assalita da un bandito. Mi ha pugnalato 3 volte al petto e mi ha rubato la collana. Se tu potessi dare la collana a mio figlio, potrei riposare in pace. Era un gioiello di famiglia, il nostro possesso da generazioni. Non posso credere di essermi persa la festa di anniversario di mio figlio. 10 anni di matrimonio. Ok. Non ho mai visto... Hai visto davvero il fantasma di mia madre? Troverai quel criminale per noi? Se probabilmente è ancora nelle vicinanze del lago di Greatwood. Spero che oggi tutto vada per il meglio. Ok, allora, il tesoro... Ok ragazzi, stavo ricontrollando un attimo le puntate perché stavo girando vuoto per trovare sto tesoro che non ricordavo veramente dove fosse. E la cosa è veramente infame perché non spunta praticamente dove dovete scavare. Dovrete essere voi a indovinarlo tramite gli indizi. Gli indizi, una volta risolti e una volta tradotti, vi portano esattamente qui, in mezzo. A questo punto dovete selezionare manualmente la pala e scavare. E in teoria dovrei trovare, esatto, la padella. Esatto, non appare il gesto di scavare. Dovete essere voi a scavare automaticamente. Ben fatto, eroe. Hai risolto l'indovinello e trovato il tesoro. Esatto, abbiamo trovato il tesoro di Albion. Adesso vi faccio vedere come è combinata quest'arma. Vedete? Padella. Danni 100, perché abbiamo trovato tutti gli indizi del tesoro prima di scavare. Se noi non avessimo avuto tutti gli indizi prima di scavare sarebbe stato 0, quindi danni 0. In questo caso abbiamo 100 danni, però guardate un po', abbiamo 4 slot di potenziamento, che in realtà, se non ricordo male, sono addirittura 5. Sono addirittura 5 gli slot di potenziamento.
Infatti possiamo impugnare l'arma, ovviamente, però possiamo anche migliorarla. Noi come miglioramento cosa abbiamo? Miglioramento affilatura. Aumenta i danni che essa è in grado di... Sì, mettiamo miglioramento affilatura. Poi perforatura. Sì, possiamo mettere anche perforatura. No, vabbè, l'argento non mi interessa. Possiamo mettere anche il miglioramento fiamma. E già sono tre miglioramenti che abbiamo dell'arma. Il quarto miglioramento per ora non lo metto perché non mi interessa. Comunque i miglioramenti in teoria sono 5, se non sbaglio. Quindi ora vedi come danni 110, quindi già è un po' meglio. Ok, impugniamola, ve la faccio vedere. Sì, viene considerata come arma a due mani. È un'arma a due mani. Però... è una padella che non va sottovalutata, non è da sottovalutare. Allora andiamo al lago adesso per risolvere anche la quest del proprietario del frutteto. Non mi ricordavo che dovevo scavare manualmente e non mi apparisse il simbolo di scava, veramente non me lo ricordavo, anche perché effettivamente se apparisse il simbolo di scava sarebbe stato già facile trovarla da subito, quindi dovevo immaginarmela una cosa del genere. Solo che pensavo si sbloccasse la visuale dello scavare appunto trovando tutti quanti gli indizi. Il luogo è questo. Mi ha ucciso qui. Un male del diavolo, fra l'altro. Credo che sia arrivato da quel sentiero, quello che sale verso le cascate. In effetti mi sembra di vedere qualcuno ora. Sì. È lui il mostro! Prendilo! Va bene, andiamo. Aia. Vedete? Non è male, non è male. Oh, grazie. Grazie mille. Dai questa collana a mio figlio Isaia e finalmente potrò riposare in pace. Va bene. Diciamo che l'unico problema... Ecco qua. Diciamo che l'unico problema di quest'arma è che purtroppo ha un range un po' bassino. Quindi avendo un range un po' bassino non conviene tantissimo utilizzarla. Non è male perché comunque si può potenziare, ripeto, quindi potreste mettere anche un potenziamento anche del fulmine e poi un ulteriore potenziamento, perché non vorrei ricordarmi male, ma i potenziamenti non sono 4 ma sono addirittura 5, solo che uno è nascosto e non si vede. Ecco perché, diciamo, la padella viene considerata comunque una delle armi più forti del gioco e viene inserita tra le categorie di armi leggendarie. Però questo poi ovviamente lo vedrete da voi, se volete giocare. La collana, come potrò ringraziarti? Prendi quest'oro come segno della mia gratitudine, non ho altro da offrirti. Fai sapere a mia mamma che l'ho avuta, forse così la sua anima potrà trovare la pace. Ok, mi ha dato un po' di oro, però ovviamente gesto Hai simbolico. Dato la collana a mio figlio? Oh, molto carino da parte tua. Se avessi ancora le labbra, ti bacerei. Temo però che se le siano mangiate i vermi. Romantico. Finalmente posso schiacciare un sonnellino. Addio, tesoro. Ok, abbiamo risolto anche questa missione. Detto ciò, non credo che ci sia altro che posso fare per il momento. Vedo un pochettino quanto ho registrato. E casomai ci salutiamo oppure continuiamo poi ancora la nostra esplorazione. Allora, ho guardato un pochettino le varie registrazioni e sì, abbiamo fatto abbastanza, quindi per il momento stacco qui. Abbiamo fatto anche questa parte, diciamo, semifinale, e però adesso siamo pronti per raggiungere ovviamente la carta della missione, andare avanti un pochettino con la storia, perché tutto il resto si sbloccherà praticamente dopo. Quindi per il momento vi ringrazio e ci becchiamo alla prossima.
Bye bye.